Lo snodo di scambio gomma-treno della fermata delle Corriere nei pressi della stazione ferroviaria di Fano non è fruibile da parte degli automezzi in tutti gli stalli a disposizione. Per le Corriere che giungono da Pesaro e che si inseriscono nell'autostazione, la svolta a sinistra comporta un ampio raggio di sterzata che necessita del sacrificio di diversi stalli per consentire all'autista di effettuare la manovra corretta. Tutto questo nella prima parte del 2018 presto finirà, dato che un'ampia rotatoria in corrispondenza di Via Veneto presto verrà realizzata come opera compensativa da parte della società che realizzerà il nuovo prefabbricato che sarà la nuova sede dell'Eurospin e che permetterà agli autobus di inserirsi correttamente negli stalli, ma che porterà anche in dote un cospicuo numero di parcheggi. Sì, la Giunta ha approvato nella seduta di giovedì il progetto attuativo, il piano attuativo dell'ex Mulino Albani, e lì verrà realizzato un capannone commerciale che consentirà il trasloco di Eurospin da Via del Lavoro dove è oggi. Però in questo progetto, oltre ad avere questa attività commerciale nuova, che d'altro canto è il motore di questa trasformazione, sarà possibile avere diversi benefici pubblici. Intanto un parcheggio ad uso pubblico di 144 posti auto e poi la realizzazione della rotatoria in asse con via Vittorio Veneto, che questo è fondamentale perché riesce a funzionalizzare il nodo di scambio del trasporto pubblico. Quello spettrale e fatiscente edificio è l'ex Mulino Albani, che ora con la sua presenza degrada una zona di grande affluenza alle porte della città di Fano. Entro la fine dell'anno sarà quindi abbattuto, una volta che verrà data la concessione edilizia alla ditta esecutrice dei lavori.